È famosissima all'interno di Grey's Anatomy, questa bellissima fiction, o meglio questo bellissimo telefilm televisivo. Sto parlando di lei, la bella Kate Walsh, la quale pensate che si è aperta a 360 gradi e ha fatto sapere che purtroppo ha scoperto di avere un tumore al cervello che le fu diagnosticato nel vicino 2015. La bella attrice, vi ricordo che ha passato davvero un momentaccio, vi avrebbe detto le seguenti parole che adesso vi enuncerò attraverso la mia voce. Sono rimasta scioccata quando mi è stato comunicato di avere un meningioma. Non me l'aspettavo, solo 3 giorni dopo ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles per rimuoverlo. Per fortuna era una neoplasia benigna. Che significa benigna? Significa che non ha coinvolto altri organi, ma è circoscritta. La sua esistenza però ha avuto ovviamente un brusco freno, ha avuto un brusco rallentamento dovuto proprio alla stanchezza. E cosa avrebbe detto la bella Kate poi? Avrebbe anche aggiunto: bevevo 5 tazze di caffè la mattina, ma non riuscivo a svegliarmi, non riuscivo a concentrarmi durante il giorno. Ho iniziato a soffrire di forti mal di testa. Non riuscivo a pensare in modo efficace, a utilizzare le giuste parole nei discorsi che affrontavo. Si è recata poi anche da un medico, la spossatezza l'ha convinta così a rivolgersi a un neurologo che ha fatto la triste diagnosi. Vi ringrazio per l'ascolto, questo sarebbe quanto. Per alcune persone un tumore non è niente di che. Ma in realtà è un male davvero terribile che provoca davvero problemi gravi, seri, ma addirittura in alcuni casi, se è maligno, può provocare le metastasi e quindi la morte. Grazie, un saluto e a presto.